passeranno, mi diranno che bel fior. Io ho sempre vissuto la festa della liberazione come una festa di popolo, ed è stato ed è un modo per ricordare. È molto importante che oggi non si perda questa grande verità. La democrazia in Italia si affermò proprio grazie alla lotta di liberazione. Pia Tasso evoca, come le dicevo prima, anche nei ricordi familiari, l'orrore dell'occupazione nazista, la ferocia delle dittature. Mi auguro che molti giovani abbiano l'opportunità di visitare queste stanze, di conoscere le storie di tanti combattenti per la libertà, che qui sono stati torturati, uccisi, di capire fino in fondo il senso del loro sacrificio e di comprendere quel che lei ha appena detto, che senza il loro coraggio oggi non avremmo le libertà e i diritti di cui godiamo. Libertà e diritti che non sono conquistati per sempre e non sono barattabili con nulla. Sono più fragili di quanto non si pensi. Ma è nella ricostruzione del presente, di un presente in cui il ricordo serve a dirci quel che non vogliamo ripetere, che avviene la riconciliazione. Sono contento, molto contento, di celebrare con voi la festa della liberazione in un luogo simbolo. Sì, sì, è un luogo simbolo del periodo più nero vissuto dalla nostra capitale, ma è anche simbolo oggi della rinascita dell'Italia intera. Vi ringrazio.